Siete pronti a fare un viaggio nel tempo con me? Perché questo è il book vlog della fine di agosto e del mese di settembre. Come vedrete, durante questo periodo mi sono principalmente dedicata alla natura. Ho preparato le marmellate con i frutti della campagna del posto dove vivo, e mi sono dedicata al mio orto, ho fatto delle lunghe passeggiate insieme al mio cane, sono andata a trovare anche il maritino che tagliava la legna per quest'inverno e ovviamente il tutto è stato accompagnato da delle bellissime letture. Alla fine di agosto io e il gruppo teatrale di cui faccio parte siamo stati invitati in un paese vicino a dove abitiamo per fare uno spettacolo Disney dedicato ai bambini e ovviamente noi non potevamo che rispondere di sì perché queste cose ci divertono un sacco. Auguri a te, tanti auguri, belli Camilla. È uguale. Ah, ma non è una foto, pensavo fosse una foto. Sei blocca. Col maritino siamo andati a cogliere i fichi per la marmellata, ma in realtà è tutta una scusa per mangiarne in quantità industriali. Ciao.
Dopo la vittoria meravigliosa di Leclerc a Monza, il fine settimana successivo siamo andati ad Assisi, dove un mio amico frate aveva la sua professione perpetua. È stato molto emozionante. Io, frate Daniele Rocchi, poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo, faccio voto a Dio Padre, Santo e Onnipotente, di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Allora, siamo il 20 settembre, tra tre giorni inizierà l'autunno, ma come vedete oggi è una giornata di sole, meravigliosa, e niente, sono felice perché maggio è stato un mese piuttosto brutto, quindi sono felice che questa estate duri un pochino di più, e allora ho deciso di prendermi questi raggi di sole, gli ultimi raggi dell'estate, e di stare un po' all'aperto e leggere, quindi vado avanti con questo libro, non so se si vede con tutto questo sole, comunque so che un giorno tornerai, e quindi sono qui in realtà molto semplicemente perché non ho più il dondolo, perché abbiamo messo tutto via in previsione della stagione più fredda, e quindi sono qui semplicemente, quella laggiù è casa mia, e sono semplicemente qui appoggiata a una ringhiera e intanto gioco un po' col canino. Tuco, amore, ti piace la pallina? Durante il mese di settembre ho anche trovato un po' di tempo per scrivere, quindi per andare avanti con il mio progetto, fino all'ultimo fine settimana del mese, durante il quale mi sono ammalata. Ho preso il primo male di stagione, diciamo, e queste erano le condizioni. Primo ottobre, dopo un fine settimana di influenza, in cui sono stata malissimo, probabilmente si sente anche dalla voce, torno al lavoro. In compenso però ho finito sia Conversazioni con Dio, che mi è piaciuto molto, che Sadie o Sedio, come si voglia dire, che mi è piaciuto molto, quindi sono soddisfatta delle mie letture di settembre. Adesso è iniziato ottobre e mi aspettano tante altre nuove letture.